Mi chiedevo se prima di andare a cercare le cause del rapporto così sofferto tra i cittadini e le regole, ecco, se prima di questo non sarebbe necessario provare a verificare se effettivamente il rapporto tra le persone e le leggi, le regole più in generale, è un rapporto sofferto, un rapporto secondo il quale, secondo me, non è raro, anzi è abbastanza frequente, che i cittadini le regole non le rispettano. C'è un vigile urbano e un salumiere. Il vigile urbano ha il compito di controllare la bilancia del salumiere. Entra, si scambiano un paio di occhiate, due mezze frasi, e dopo un po' il vigile esce con due borse. Sono due borse della spesa, piene. Non ha pagato niente, ha fatto la spesa gratis e in compenso non ha controllato nulla. E quindi il salumiere potrà continuare a vendere la carta come se fosse un prosciutto. Piano di sopra, due piani di sopra, c'è una signora, aveva il rubinetto del lavandino rotto, chiamato l'idraulico. Arriva l'idraulico, aggiusta il rubinetto e poi prima di andarsene chiede, sarebbero 120 euro. Se però non vuole la fattura, sono 90, gliela faccio la fattura. E la signora dice: no, no, per carità, non mi serve la fattura, se vuole. Facciamo senza, tante grazie per il fatto che mi fa questo sconto. E più in là c'è una banca. C'è un signore che è un cliente di questa banca, arriva, va allo sportello, davanti al cassiere, apre la sua valigia. Sua valigetta è piena di banconote, di mazzette di banconote. E non si può depositare cifre enormi in contanti senza che l'operazione venga segnalata. Ci sono delle leggi che dicono così, no? È proprio il cassiere che gli insegna il modo per evitare questi controlli. E al piano di sopra c'è la dirigenza della banca. Sono lì i dirigenti che sono preoccupati perché la banca ha comprato un sacco di obbligazioni, di bond si dice adesso, che sono stati emessi da una società che è messa male, che si avvia al fallimento. Allora dicono: ma sono qui, se la società fallisce questi bond diventeranno carta straccia, come facciamo? E gli viene l'idea e dicono: beh, abbiamo un sacco di clienti che di queste cose non se ne intendono. Glieli consigliamo, gli diciamo che sono ottimi titoli, così loro li comprano e poi quando diventeranno carta straccia saranno loro a rimetterci e non noi. Qualche volta c'è qualcuno che quando racconto questa storia mi dice: ma assomiglia un po' all'Italia. E allora partiamo di qui. Ma forse è vero che esiste questo rapporto così difficoltoso tra i cittadini e le regole. E la mia domanda è: ma non è che il rapporto è così difficoltoso perché le regole sono viste come una cosa assolutamente estranea? Come qualche cosa che più che aiutare danneggia? E allora mi è venuto in mente, siccome ho fatto il giudice e il pubblico ministero per 33 anni, mi è venuto in mente. Ma forse è il caso di andare a vedere, di stimolare la riflessione su questo argomento, l'utilità o la disutilità, l'inutilità delle regole, perché altrimenti la giustizia non funziona. 33 anni ho passato a fare il giudice o il pubblico ministero e una costante è stata quella del cattivo funzionamento della giustizia. Io mi sono dimesso per quello, sono qui anche questa sera per quello. Perché credo che la giustizia potrebbe funzionare se i cittadini avessero un rapporto diverso con le regole. Perché gli italiani hanno un rapporto così diverso con le regole rispetto a tanti paesi di comune civiltà, no? Dell'Europa? Dove succede, per esempio, una cosa che mi è stata raccontata. Una persona, un italiano, che lavora
a occasione di lavorare per una società olandese. Finisce la sua consulenza e manda la sua fattura, la sua parcella. E quelli gli pagano la parcella. Gli viene in mente di telefonare a questi, perché è una persona scrupolosa, no? Questo italiano che ha fatto il lavoro. Gli viene in mente di telefonare e dice: guardate, voi mi avete pagato in questo modo, però state attenti, perché se voi pagate i vostri consulenti in questo modo, quelli possono evadere le tasse. E la risposta è stata: ma scusi, ma perché dovrebbero? Non c'è problema, potrebbero evadere le tasse, ma non gli viene in mente di evadere le tasse. E come mai c'è questa differenza? Io credo che le ragioni siano molto varie. È un po', il nostro Stato è molto giovane, abbiamo poco più di 150 anni, anzi non ne abbiamo neanche più. E allora, in confronto a paesi che hanno dietro una storia come Stato di chissà quanti secoli, non abbiamo ancora maturato l'idea, il senso del fatto che stiamo insieme, ognuno va un po' per proprio conto. E poi abbiamo avuto tante dominazioni straniere. E avendo avuto tante dominazioni straniere, le istituzioni sono state spesso oppressive nei nostri confronti, no? Perché erano istituzioni di altri paesi. E allora ci è rimasta questa idea. E poi abbiamo, è nostro soprattutto, questo malinteso senso del perdono, no? Che noi abbiamo trasformato l'idea del perdono, che è tipica della nostra religione, di qualche cosa che vale non per il passato ma per il futuro. Come se noi fossimo perdonati per le cose che faremo, non per le cose che abbiamo fatto. Forse ci sono anche altri motivi che si ricollegano un pochino alla religione. Noi non siamo stati riformati. Tale tesi presentate da Lutero affisse alla porta della sua chiesa. E cosa c'era, tra l'altro, di importante? E lui si ribellava alla vendita delle indulgenze. Cos'era la vendita delle indulgenze? Chi paga va in paradiso. E se si può comprare il paradiso, figurarsi, se non si può comprare tutto il resto.